Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Adapter PM Pharmatech Italia SRL, ultimo aggiornamento. 16 marzo 2022. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali. Indicazioni. Modalità d'uso. Descrizione e caratteristiche. Avvertenze. Ingredienti. Tabella nutrizionale. Data di immissione in commercio. A cosa serve? Adapter è un integratore appartenente alla categoria degli integratori tonici e ricostituenti. È commercializzato in Italia dall'azienda PM Pharmatech Italia SRL. Informazioni commerciali. Titolare. PM Pharmatech Italia SRL. Concessionario. PM Pharmatech Italia SRL. Categoria di appartenenza. Integratori tonici e ricostituenti. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Adapter 30 capsule da 580 mg. Peso netto totale 17,4 g. Indicazioni. Adapter marchio registrato è un integratore alimentare a base di fitocomplessi caratterizzati dall'alto titolo di principi attivi indicato in tutti i periodi di stress, recupero, intenso, lavoro, studio e nei cambi di stagione. I principi vegetali in esso contenuti svolgono azione tonico-adattogena, immunomodulante, bioenergetica, rigenerativa e antiossidante. Modalità d'uso. Assumere una capsula di Adapter marchio registrato al giorno salvo diversa prescrizione medica. Grazie alla formulazione bilanciata di estratti vegetali, può essere assunto per periodi prolungati e in associazione con altri integratori vitaminico-minerali. Modalità di conservazione. Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce. Descrizione e caratteristiche. L'efficacia di Adapter marchio registrato si basa sull'azione sinergica di quattro estratti vegetali tradizionalmente utilizzati nella medicina cinese, europea e ayurvedica. Nell'insieme, i singoli componenti conferiscono al prodotto un'azione tonico-adattogena, immunomodulante, bioenergetica, rigenerativa e antiossidante. La Vitamia somnifera è un piccolo arbusto sempreverde che cresce in Africa, Medio Oriente e India e che viene molto utilizzato nella medicina indiana in quanto le sue radici possiedono proprietà toniche, adattogene, antinfiammatorie e antidolorifiche. Queste contengono più di 80 principi attivi tra cui i vitanolidi, le saponine e vari alcaloidi. I vitanolidi, lattoni non steroidei, sono i principali responsabili dell'azione antinfiammatoria e adattogena della pianta. Vero e proprio energetico e antistress, la Vitamia trova applicazione nel migliorare l'energia fisica, nel ridurre gli effetti negativi dello stress, nel recupero da malattie croniche, nel potenziamento delle attività atletiche, nel rafforzamento del sistema immunitario e nel controllo dei dolori associati a disturbi artritici e reumatici. Inoltre, possedendo ferro non emico, pare possa svolgere anche un'azione antianemica. L'Astragalus membranaceus è una pianta perenne ad azione immunostimolante, adattogena, antinfiammatoria, epatoprotettrice, cardiotonica, antiossidante e ipotensiva. I suoi principi attivi sono contenuti nella radice. I più importanti sono polisaccaridi che stimolano il sistema immunitario e rafforzano l'organismo accelerando il metabolismo e promuovendo la riparazione dei tessuti. La pianta trova applicazione nelle condizioni di debolezza, stanchezza e spossatezza, nei casi di perdita di appetito e nel superare momenti di forte stress. Camellia sinensis è la pianta del tè verde, la quale possiede attività antiossidante, stimolante, digestiva ed è un ottimo coadiuvante nelle diete ipocaloriche. Ricca in polifenoli, soprattutto catechine, svolge un'azione antiossidante maggiore rispetto alle vitamine E e C inducendo un potenziamento dell'attività di enzimi antiradicalici. Inoltre è in grado di favorire un abbassamento del colesterolo circolante. Il Vaccinium mirtillus è un arbusto della famiglia delle Ericaceae ricco di principi attivi a livello delle bacche. Tandini, flavonoidi glicosidici, acidi fenolici, pectine, triterpeni, polifenoli, antocianine e vitamine A, C e B. Le antocianine favoriscono un miglioramento della microcircolazione vasale e la presenza di vitamine conferisce alla pianta azione antiossidante. Essa inoltre determina una riduzione dei livelli di trigliceridi e possiede azione antinfiammatoria.
Adatter marchio registrato trova quindi applicazione in tutti i casi in cui si rende necessario un miglioramento dell'efficienza fisica e mentale, un aumento della resistenza ad agenti infettivi e delle capacità di adattamento ad allenamenti o performance sportive e per dare tono e vigore in caso di astenia, esaurimento o facile affaticabilità. Può inoltre essere utile per stabilizzare il tono dell'umore e superare periodi di forte stress, per ridurre i tempi di recupero da malattie croniche, per incrementare le capacità antiossidanti, per migliorare il trofismo tissutale e contrastare i processi di invecchiamento. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano. Non assumere in gravidanza e in allattamento. Ingredienti: Vitania, Vitania somnifera, radice S, titolato al 2,5% in vitanolidi. Astragalo, Astragalus membranaceus Fisk, radice S, titolato al 70% in polisaccaridi. Tè verde, Camellia sinensis Kunzee, foglie S, titolato al 98% in polifenoli. Mirtillo, Vaccinium mirtillus L, bacche S, titolato al 25% in antocianosidi. Antiagglomerante. Magnesio stearato vegetale. Tabella nutrizionale. Mg per capsula. Vitania ES 200. Astragalo ES 100. Tè verde ES 100. Mirtillo ES 75. App. Di vitanolidi 5. App. Di polisaccaridi 70. App. Di polifenoli 98. App. Di antocianosidi 18,75. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.